Nell'episodio precedente, ad Ancona ho preso un traghetto per raggiungere Spalato e riprendere il mio giro dell'Adriatico esattamente da dove lo avevo lasciato prima. Inizio a pedalare su una bella ciclabile, che dura troppo poco. Sono passato per Almissa, una bellissima città incastonata tra il mare e la montagna. Mi fermo a pranzare e dopo una serie di panoramici sali e scendi, raggiungo Makarska. Monto la tenda, faccio la spesa e mi rendo conto che rispetto all'anno prima i prezzi, ahimè, sono decisamente lievitati. Nei miei viaggi in bicicletta, una cosa che mi è sempre piaciuta è riuscire ad uscire la mattina presto. Oggi ci sono riuscito. Ho smontato la tenda e sistemato la bicicletta in un orario decente. E ne ho approfittato per fare un ultimo giro a Makarska per vedere la città svegliarsi. Molto bello anche il centro storico. Buongiorno a tutti, questa mattina sono partito da Makarska. La mia intenzione oggi è quella di fare più o meno 60 km, non ho una meta esatta. Non era previsto tutto questo caldo, saremo almeno a 26-27 gradi.
Bellissimo. Quello in fondo dovrebbe essere l'isola di Hvar. Ho dato una rapida occhiata alla cartina e ho visto che è possibile per un po' abbandonare il traffico della D8 e scendere giù verso la costa. Oggi sono partito stanco, sono veramente distrutto. Ho fatto pochissimi chilometri, non lo so perché. Mi sono fermato a fare una pausa, succo di frutta, qui a fianco c'è un supermercato, faccio un po' di spesa e proseguo. Avendo un sacco di isole, anche paesini con quattro case come questo sono serviti da traghetti così grandi. Guarda che montagnola! Podaca! Bellissima questa strada. Tra 50 metri vai dritto su. Ed eccomi qui nuovamente sulla D8. Fatto questa casetta, mi metterò a preparare da mangiare qui. Buon appetito!
panorama sul lago è veramente eccezionale. Penso di fermarmi da queste parti. A Dubrovnik. Niente altro che paludi. Saranno allagamenti? Non si capisce più niente, mare, isole. Questo è il bello della Croazia. C'è un ombrellone. Sarei fermato qui, ma ci sono molti segnali che vietano il campeggio. Eccone uno. No camping! Comunque qui vicino c'è un campeggio a pagamento. Rio, vediamo se mi fanno fermare, dai. Adesso? Il campeggio, come avrete notato, è chiuso da tempo. C'era un signore che mi ha detto che tra 5 km ci dovrebbe essere qualcosa. Andiamo. Zona piuttosto selvaggia. Mi trovo in un luogo sperduto, il telefono ha circa 5 minuti di autonomia, il power bank non mi funziona. Raggiungerò il primo paese e vedrò cosa fare. Il telefono si era spento.
Questo è l'unico signore che ho incontrato, qui intorno non c'è niente. Sta facendo caricare. Ho ricaricato un po' il telefono, ma non potevo stare lì una vita. Probabilmente devo accamparmi dove capita, perché qui non c'è niente. In qualche modo devo andare avanti. Adesso sto facendo una bella salita. Oggi avevo deciso di non fare più di 60 km. Poi quel camping chiuso purtroppo mi ha rovinato i piani. Mi trovo più o meno a 90 km. E sono abbastanza esausto. Qua c'è un'insegna. Non ci credo. Andiamo a vedere, dai. Niente, ragazzi. Falso allarme. Perlomeno da qua ci sono parecchie discese. Stavo pensando quasi di fermarmi qui. Ma farò altri 4 km, quasi tutta discesa, dai. Penso proprio di farcela. Il mare! Non ci stavo pensando perché ho fatto molti più chilometri di quello che pensavo. Davanti a me c'è la dogana, sto entrando in Bosnia. Ciao. Ciao, scusa. Vale. Ciao. Bosnia Erzegovina! Non ci stavo pensando, giuro. Appena superata la frontiera ho trovato questa bella struttura. Questa è la mia camera, eccola qui, io sto qui, questo è il mio bagno ed io vado subito a dormire perché sono stanco morto. Ci vediamo domani, ciao!